Ciao, benvenuti nel mio canale, bentornati, un bacio grande da Patrizia. Oggi siamo qua per fare un video tag molto molto carino e anche un pochino impegnativo, devo dire la verità. Il tag si intitola 13 sfumature di una YouTuber, sto leggendo le domande e sono tante, sono appunto 13 e quindi direi di iniziare subito. Allora, questo tag è stato ideato dalla mia amica Mary, a cui mando un bacio grande, del canale Make Up per Passione Channel, ed è fatto in collaborazione. Noi siamo all'aperto, quindi sentirete passare camion, motorette, camioncini un po' sgangherati e qualche aereo magari, non ci fate caso. Ed è un tag che è fatto in collaborazione con un gruppo Facebook, le Passion YouTubers. E quindi a questo tag partecipano diverse ragazze. Vi metterò i link nell'info box. Iniziamo subito. Allora, prima domanda: descriviti con tre parole. Questa è la domanda da $1 milione, la più difficile di tutte. Iniziamo subito con i pallettoni qui. E allora, cercherò di andare veloce perché appunto il tag altrimenti diventa lunghissimo e voi vi annoiate. È veramente difficile descrivere la personalità di un individuo e soprattutto devi descrivere se stessi in tre parole soltanto. Vi potrei dire che io sono tante cose insieme, sono anche abbastanza contraddittoria come persona, cioè mi è capitato spesso di avere nella mia vita degli atteggiamenti e dei comportamenti che possono sembrare uno in contraddizione con l'altro. Ad esempio, io sono una persona che ha una mente analitica e poi sono una persona confusionaria nella gestione delle mie cose proprio pratiche di vita. Quindi queste due cose come mai sono in contraddizione tra di loro? Ve lo potrei spiegare, ma ora non è questo, non è questa la sede. Quindi, allora, se devo estrapolare le tre caratteristiche principali che mi caratterizzano in questa fase della mia vita, allora potrei dire che sono una persona intuitiva, sensibile e libera. Queste sono le caratteristiche che oggi come oggi sento che mi appartengono più di tutte, insomma. Seconda domanda: cosa vorresti dire al tuo peggior nemico? Nulla. Perché? Primo, perché non credo di avere dei nemici e meno che mai un peggior nemico. Il termine nemico è un termine che personalmente non mi appartiene, neanche quando io chiudo un'amicizia o chiudo una storia di qualunque tipo, insomma, sia a livello sentimentale che a livello appunto di relazioni più o meno coinvolgenti dal punto di vista dell'amicizia. Quindi non porto rancori dentro di me, semplicemente io vado avanti, dimentico e vado avanti e mi dedico alle cose belle della vita, o perlomeno cerco di fare così. Terza domanda: cosa ti infastidisce di più in assoluto? In assoluto mi infastidisce, sono tante le cose che mi infastidiscono. Qua anche Mary è difficile, è veramente tosta questa domanda. Forse l'ipocrisia, potrei dire. L'ipocrisia mi infastidisce, perché poi ad esempio ci sono altre cose che proprio mi mandano completamente in bestia, ecco, ad esempio la cattiveria. Quindi mi infastidisce l'ipocrisia. Il tuo sogno nel cassetto? Allora, il mio sogno nel cassetto è una cosa che mi sarebbe piaciuta fare quando ero molto giovane. Ogni tanto ci penso, non lo escludo che un domani potrei cimentarmi anche con questa avventura. E cioè, io ho fatto degli studi economici, ho studiato economia e commercio, e in realtà mi sarebbe piaciuto studiare psicologia. Quindi questo sarebbe prendermi la laurea, o comunque studiare, perché la laurea serve o non serve, insomma, ragazzi, diciamoci la verità, oggi come oggi, quando ho studiato io forse serviva, oggi come oggi sinceramente non saprei neanche se dare questo consiglio. Comunque, studiare psicologia. Quinta domanda: descrivi con una unica parola la tua vita. Intensa, piena e intensa, sì, sono due, vabbè, la stessa, sono dei sinonimi, intensa. Sesta:
Hai una sola possibilità di fare un viaggio nel tempo. Quale periodo della tua vita ti piacerebbe rivivere? Molto probabilmente l'Antico Egitto, il periodo dell'Antico Egitto. Sono sempre stata affascinata da questa epoca storica, fin da quando ero a scuola, da bambina. Mi è capitato di vedere alcuni musei rimasti stregata quando andai a visitare il Louvre e vidi appunto tutto il padiglione dedicato all'Antico Egitto e probabilmente mi piace vedere film che rievocano questo periodo storico. Sì, probabilmente sì, ovviamente mi sarebbe piaciuto essere Cleopatra, che te lo dico a fa? Andiamo avanti. Il tuo rimpianto più grande? Il mio rimpianto più grande? No, ragazzi, io oggi come oggi, boh, vi sembrerò forse presuntuosa, non ho grandi rimpianti, perché sì, ad esempio vi ho detto prima, mi piacerebbe studiare psicologia, tutto sommato è una cosa che avrei voluto, ma non è un rimpianto. No, non ho rimpianti, ragazze. Il tuo ricordo più bello? Sono due, qua mi perdonerete, la nascita, i giorni in cui sono nati i miei bambini, sono due appunto, non posso mettere uno avanti all'altro ovviamente. Il tuo ricordo più doloroso? Anche qua, ragazze, grazie a Dio io ho avuto dei momenti difficili nella mia vita, ce li ho ancora, sto vivendo proprio in questo periodo un momento molto molto impegnativo e molto difficile, perché oltre al fatto che la mia routine è piuttosto particolare, io mi confronto insomma con una vita in cui vivo la quotidianità a parte i miei figli, ma con un'estrema solitudine, c'è anche un momento di difficoltà familiare che è quello, insomma, mio padre non sta bene in questo periodo. Però grazie a Dio sì, ho avuto delle perdite, ho avuto dei distacchi, ho avuto delle sofferenze, ho avuto dei momenti lunghi che non posso dire siano stati un ricordo, ecco, quindi questo mi riesce difficile, ho vissuto dei momenti difficili che sono durati anche diversi mesi, ma insomma non mi piace rievocare queste cose, per cui diciamo non ne ho. Andiamo avanti, e la cosa a cui non potresti mai rinunciare, decima domanda. Qua gioco facile, la risposta alla domanda mi spinge a rispondere in modo automatico, ai miei figli ovviamente, ai miei bambini, cioè non è proprio concepibile che io possa rinunciare a loro. Undicesima domanda, ragione o sentimento? Ecco, questa è molto interessante. Dunque, quando ero più giovane avrei detto, risposto senza dubbio, sentimento, perché comunque io sono stata per due terzi della mia vita attuale una persona che ha vissuto seguendo il cuore, seguendo l'istinto, seguendo le passioni. Sono comunque ancora oggi molto passionale, ma lo sono stata molto, soprattutto appunto nelle situazioni relazionali, negli affetti in generale, anche non solo con gli uomini ma anche con le amicizie. Oggi devo dire, da qualche anno invece sono cambiata molto, non dico che ho tirato i remi in barca, probabilmente sì, maturare comunque un pochino fa spegnere, no? Gli entusiasmi, anche un discorso, non so, ormonale. Sicuramente c'è anche questo aspetto, però è anche un percorso che ho deciso io di seguire, ho deciso io di cambiare un pochino, e negli ultimi anni, nonostante ci siano sempre dei picchi nelle mie manifestazioni, che la gente poi spesso non si aspetta, perché io comunque ho un atteggiamento sempre abbastanza pacato e tranquillo, e poi ho delle eruzioni, diciamo, sono un po' come un vulcano, però comunque io nel lungo tempo io cerco di agire usando di più la ragione, ed è anche questo che io vorrei continuare a perseguire, cioè sì, vivere con intensità, con pienezza, relazionarmi con affetto, con empatia, con passione, però poi agire utilizzando la testa. Credo che per me questa sia la strada più giusta, perché vedo che mi sta portando comunque ad avere di più la vita che io voglio, a governarla meglio, la mia vita. Seconda, dodicesima domanda, ti piacerebbe scrivere un libro? Beh, se ne fossi capace io l'avrei già scritto, se ne fossi stata capace io l'avrei già scritto,
questo libro. Mi sarebbe piaciuto, sì, mi sarebbe piaciuto molto. Sì, e qui la tredicesima domanda, vi dico anche che genere probabilmente, perché rispondo alla tredicesima, che è che tipo di letture fai, cioè gialli, romanzi, avventure, eccetera. Allora, dunque, che tipo di letture fai? Allora, in generale direi romanzi, dovendo catalogare, no, la tipologia tra saggi, romanzi, biografie, io direi romanzi, i saggi un pochino mi annoiano, a meno che non ci sia qualche argomento che proprio mi interessi. Quindi romanzi, tra i romanzi prediligo la narrativa e i gialli thriller. E narrativa prevalentemente direi americana, narrativa americana prevalentemente, anche se leggo anche qualche scrittore italiano. Vi ho parlato, insomma, ad esempio, un anno fa ormai di tutta la tetralogia dell'amica geniale di Elena Ferrante, che ho apprezzato moltissimo, è piaciuta molto. Ci sono alcuni scrittori italiani che mi piacciono molto, però insomma un po' di più forse la narrativa americana. I classici anche, devo dire, i grandi classici anche, però non mi cimento più molto a leggerli perché quando arrivo alla lettura sono piuttosto stanca, quindi ho bisogno di qualcosa che mi rilassi, che non sia particolarmente impegnativo la sera prima di andare a dormire. Io leggo prevalentemente, ma comunque ho una grande passione per i thriller psicologici. Ho letto quest'estate La ragazza nella nebbia, di cui vi ho fatto anche la review, che mi è piaciuto molto, un thriller psicologico di Donato Carrisi, a breve uscirà anche il film a ottobre, che vi consiglio, mi è piaciuto molto, come tutti i romanzi di Donato Carrisi. Mi piace molto Wolf Dorn, ad esempio, che è un altro scrittore di thriller psicologici che ho amato, apprezzo molto, ho letto diverse cose sue, vorrei leggere il suo ultimo, che è Incubo, mi sembra, che non ho ancora letto. Vorrei approcciare a Joe Nesbo, che ancora non ho, di cui ancora non ho letto nulla. So che anche di lui sta uscendo un film tratto da un suo romanzo, che è L'uomo di neve, mi sembra, con Michael Fassbender, che è un attore che mi piace moltissimo, quindi probabile anche che io legga questo libro, perché mi piace leggere i libri quando sta per uscire un film che mi piace vedere, se posso. E quindi questo, insomma. Però ovviamente quando c'è qualcosa che mi attira, o anche qualche novità molto molto particolare, io la leggo, ecco. Al momento sto leggendo adesso di Chiara Camberale, appunto una scrittrice italiana, un romanzo un po' particolare che ancora non riesco a focalizzare. Ma io ho letto molte cose della Camberale, mi sono piaciute tutte. Vi dirò poi, vi dirò magari. Vi dirò bene, abbiamo finito qui. Tagga chi vuoi, io taggo tutte, perché ovviamente gran parte delle persone che avrei comunque ta taggato in modo specifico so che faranno questo video, e quindi è inutile che io le tagghi, per cui io taggo chiunque di voi abbia voglia di replicare questo video. E io vi mando un bacio, ringrazio ancora Mary per questo video in collaborazione, un tag ideato da lei. Ripeto, passate a vedere il suo video, ovviamente, e quello di tutte le altre ragazze che hanno partecipato. Io vi mando un bacio grande, vi saluto con affetto e vi aspetto alla prossima, al prossimo video nel mio canale. Ciao!